Benvenuto mio ombre in un nuovo episodio su The Legend of Zelda Breath of the Wild, DLC numero 2. Riprendiamo con la ballata dei campioni. E dopo aver completato tutto quanto per quanto concerne le terre Gerudo, Vanaboris e Urbosa, a questo punto mi sono voluto spostare a nord nelle terre di Hebra, ovvero le terre dei Rito e quindi anche di Vamedo, mi sembra ovvio. Mi sono già portato qua, così non perdiamo troppo tempo, perché abbiamo visto che la sfida è bella lunga, anzi le sfide, perché sì, dovremo, suppongo, fare le stesse cose che abbiamo fatto l'altra volta, quindi riaffrontare il boss finale del Colosso Sacro, ma prima ci sono altre sfide. Bisognerà trovare, immagino, la locazione, insomma tutto quello che c'è stato l'altra volta. Se avete visto l'episodio sapete di cosa sto parlando. Congratulazioni per essere giunto fin qui, giovanotto. Ok, grazie. Nei punti che ti indicherò troverai delle prove che ti aiuteranno a diventare ancora più forte. Guardati sempre alle spalle. Bene. Eccole qua. Prima locazione. Speriamo di trovare subito le location giuste, corrette. Anche questo monumento di pietra si è illuminato. Forse allora non sto sognando. E tu quando sei arrivato? Non ti ho proprio visto. Ci incontriamo di nuovo, ma quindi hai sentito che parlavo da solo? Piuttosto, guarda. Anche qui sorge un monumento menzionato nella canzone incompiuta del mio maestro. Oh, sono contentissimo. Finalmente posso cantare di fronte ai veri monumenti. Nel canto incompiuto del mio maestro c'è una parte dedicata a campioni rivali e alle prove che dovrà affrontare. Boh, vabbè. Lascia che te ne dia dimostrazione. Insomma, sti dialoghi finali non si capisce perché vanno sempre velocissimo. Con il vento, amico saldo, vola Medò nel ciel spavaldo. L'eroe che lo conduce tra i campioni è il più veloce. Oh, tu che supplichi di rafforzare la sacra possanza. Percorri le lande, cerca tre prove. Nel monumento è la tua speranza. Prendi la mira, punta le corna del drago ardente. Con minuzia vira, scivola nei cerchi come d'aria corrente. La tua mano freme, colpisci quattro bersagli insieme. Per migliorare il sacro potere, le prove non devi temere. Voilà. Che te ne pare? In ogni regione chiedo notizie sul locale campione, così cerco di ricostruire le varie parti essenziali del componimento. Che coraggio ci vuole per comandare un colosso sacro? Oh, sarò io a realizzare il sogno che fu il mio maestro, quello di portare a termine la canzone incompiuta, che fu del mio maestro. Ma per farlo devo rendermi edotto sul conto dei campioni. La sorte mi ha arriso. Teba e il patriarca Khan, del borgo dei Rito, mi hanno raccontato molte cose. Ma il mio compito richiede di peregrinare per il mondo tutto. La sosta al mio nido non fu che una delle tante tappe. Il canto di Revali. Così come è stato il canto di Urbosa. Perfetto. Allora, iniziamo a cercare queste location. Dunque, qui vedo fiume, questo posto tondeggiante all'incirca. Sembra. Però, vabbè, allora, io innanzitutto andrei di qua. Parto sempre da quello di cui sono più sicuro, anche se in realtà non sono sicuro nemmeno di questo. È un po' più difficile come zona, secondo me, rispetto all'altra, inteso come più difficile da cercare i vari luoghi, perché è un po' più incasinata, essendoci montagna, un sacco di vegetazione, no? Il deserto è il deserto, quindi era un po' più semplice, senz'altro. Allora, andiamo di qua. Beh, speriamo che ci sia qualcosa. Ok, qui... Allora, aveva parlato di cerchi. Per cui andiamoci a leggere la missione. Punta alle corna del drago ardente. Non è questo. Scivola nei cerchi come d'aria corrente. Colpisci quattro bersagli insieme. Scivola nei cerchi come d'aria corrente.
Allora, ho provato, ma non sono riuscito nel mio intento, perché quattro bersagli insieme non credo sia in senso letterale, cioè ne colpisci quattro con un sol colpo. Ho provato anche con le frecce bomba, ma non succede nulla. Forse potrebbe essere colpirli mentre sei in aria, prima che il tempo ritorni a riprendere normalmente, no? Quando si rallenta, eccetera. Proviamo, vediamo se si fa così o meno, altrimenti non lo so. Sì. Sì. Bene. Bene, bene, bene. Ecco il nostro sacrario. Ottimo. Qui c'è acqua, non so se è abbastanza alta. Sì, ok. Sacrario di Noie Rogi. Vediamo che sfida ci sarà qua dentro. Cercherò di andare abbastanza spedito, perché ho visto l'altra volta ci ho messo abbastanza, sì, a fare tutto quanto. E vi ho dovuto fare tagli, vabbè, ma ci sta. Allora, intanto direi di riprenderci questa. Perfetto. 4,20. Ma ho pochissime frecce, maledizione. Quindi farei così. Bene. Lì non c'è niente, non vedo niente. Andiamo, boh, di qua. Volevo capire se... No. Ok. Se serviva qualcosa. Ora risaliamo. Dobbiamo trovare però un appiglio. Eccolo qua. Dai, girati Link. Va bene anche così, ok, non ti preoccupare. Mi sa che bisognerà trovare qualcos'altro prima di venire qui. Allora, mucho gusto. Eccolo. Uno si è attivato. Andrà attivato anche l'altro? Non è quello. Ah, si è attivato quello più in alto. Lì però non ci arrivo allora. Quindi bisogna fare qualcos'altro prima. Che miseria. Qui? Ui, 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 fermo, fermo, fermo. Dentro. Ok, ok, ho capito. Calma. Pensavo di dover colpire con la freccia in realtà, ma invece no, non c'è bisogno. Si stanno attivando tutti piano piano, ma non si attiva quello più basso, quindi non possiamo risalire. Oh, oh. Ormai mi sembra di aver girato tutto. Questo che cavolo è? Ah, forse quelli lì li hanno messi su, uno si deve riposare un attimo, no? Bisogna colpirlo. Ah, ok, sì, ah, perfetto, perfetto.
si apre con il vento. Non sarà facile, credo. Perfetto. Rimaniamo così qui. Spero che Link non soffre di claustrofobia. Ok, penso di averli attivati tutti. E invece manco per niente. Cosa manca? Qui ce n'è uno. Sbarrato però. No, questa volta no. Non si attiva con il vento, quindi... Allora, o con questo... Marimma, ma figuriamoci se beccava subito il punto giusto. O con quello lì si arriva già direttamente più in alto e ho sbagliato il salto. Oppure, boh... Sali, 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 gira, 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 gira. No, no. Arrivi qui, non arrivi lì. Ok. Manca proprio questo. Però, onestamente, non riesco a capire. Proprio sbarrato completamente. Non c'è una porta o un qualcosa. Ah. Se non avete frecce, mi sa che siete fregati qui. Non credo. Ah, magari anche con la bomba forse si riusciva. Però meglio le frecce, eh. Ah, oh, che stress, Link, che sei. Vai. Oh, adesso li abbiamo attivati tutti, eh. Non rompete le scatole. Ok. Aspetta, aspetta. Ecco. Ecco perché. Stavo dicendo, mi sembra strano non ci sia nemmeno un forziere. Guardalo lì. Sfiga. Risali, va. Oh! Bisogna rifare tutto il giro, perché sennò sopra non ci si arriva. Stai calmo, Link, che mi voglio girare. Allora, vai di qua. Salterò girato dall'altra parte, al contrario. Credo sia la cosa migliore, perché sennò mentre in aria non si gira. Mentre in aria rimane rivolto verso dove l'avete mandato voi. Non c'è possibilità di fare qualche altro cambiamento di direzione, almeno che ho visto io. Quindi se io faccio così. No, ho detto che dovevo girare storto. Ok, ok, ce l'ho fatta lo stesso. Stavolta ho preso bene il salto. Giù. Roba interessante o meno. Lo apriamo. Proprio schifo. Però ok. Non so se ha una caratteristica particolare questo scudo. Riduce gli angoli ciechi. Ok, ti para di più. Però, grazie ma no.
Vai. Ci siamo. Primo fatto. Non era difficile, ovviamente, questo. Let's go. E adesso, l'ardua sentenza. Riusciremo a trovare gli altri due posti? Beh, prima o poi sì. Quello che intendevo dire è... saranno dove li ho segnati? Speriamo. Allora, abbiamo... tre posti in realtà da vedere. Da verificare. Quindi comunque questi sacrari non ci danno gli emblemi classici del trionfo, quindi no. Bene. Ci danno questi emblemi qui per attivare poi la sfida finale, bla bla bla. Bene, 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 bene. Peccato in realtà, perché ne stiamo facendo molti di questi sacrari. Ah, però quelli prima della sfida, non questi qui. Quelli prima che abbiamo fatto. Nella sfida, vi ricordate quella lì con la spada one shot? Ecco, forse quelli lì ci hanno dato un emblema del trionfo classico. Perché ancora la sfida dei colossi non c'era, quindi presumo proprio che sia così. Adesso non mi ricordo esattamente. Comunque, bando alle ciance. Sì, sono morto prima qui. Sono caduto mentre tentavo di colpire i bersagli. Allora. Proviamo qui. Sapete che vi dico? Provo ad andare qua, alla torre di Hebra, perché quel puntino verde lì secondo me è preciso. Ora non so se ci saranno i cerchi, questi famosi cerchi, o le eventuali corna del drago ardente, non ne ho idea. Ma vado prima qua. Poi l'ultimo, mi sa che non è lì in quella posizione in cui ho messo i due pin. Vabbè, adesso che ci penso. Eh no, l'ultima posizione è quella... no, è questa, ok. Quella dove non si vedeva il ghiaccio. Teoricamente, eh? Esatto. Ok, qua c'è il verde. Andiamo giù, vediamo. Per me questa è precisa. C'è anche proprio... adesso la mostro. La zona dove ci si può appoggiare, dove c'è la roccia. Questo punto qua. Una specie di piana. Che mi sembrava molto simile a quella della mappa. Però... mai dire mai. C'è un accampamento, se non altro. Insomma, un fuocherello. Qui c'è qualcuno. Sei un viandante, non pensavo di incontrarti qui. Che ci fai qui? Arrivederci. Sono qui perché il patriarca del borgo mi ha ordinato di tenere d'occhio il drago che appare da queste parti. Ultimamente si è fatto vedere spesso, sai, sono tutti preoccupati che possa avvicinarsi al borgo. Beh, dopo la storia di Medò non posso biasimarli. Finora sembra tutto tranquillo, ma è meglio se resto qui a fare la guardia un altro po'. Ora che ci penso, il drago passa sempre da questa valle durante la notte. E quando passa le sue corna sono sempre illuminate. Emanano una luce così bella che è quasi incantevole. Ok. Ragazzi. È proprio quello il drago. Passa durante la notte. Allora, qui c'è anche un bel fuocherello. Direi messo di proposito per farci dormire. Fino a sera. Spero che sera vada bene. Che intenda notte comunque, che vada bene anche per la notte. Le corna illuminate, va bene, dobbiamo colpire le corna. Allora, tanto per cominciare andrei con frecce di ghiaccio, giusto perché ne ho di più, e con questo spero che non dia fastidio il fatto che potrei colpire più parti del drago. Non vorrei fare casini. Meglio colpirli così.
singolarmente. E adesso bisognerà aspettare. Aspettiamo il drago, ragazzi. Appena appare, lo saprete. Scorgo un drago! Eccolo! Finalmente, verso luna. Ma forse è un caso, non è detto. Però... eccolo, guardate le corna che si illuminano. Ora, se non sbaglio, dovrebbe creare delle correnti. E sfrutteremo quelle. Altrimenti c'è sempre il turbine di Revali, ovviamente, però. Eccole qua. Avviciniamoci il più possibile. Attenzione però al fuoco. Questo mi sembra scontato, ma ci sono. Vai. Sfiga. Seconda è quella buona. Forse quando c'è questa missione attiva non potete colpire le altre parti. Non vorrei che avessero proprio scriptato apposta per questa missione. Però non ne sono sicuro, voi non colpite altre parti, nel dubbio. Perché poi il drago va via, dovete aspettare il giorno seguente, bla bla bla. Eccolo qua. Sacrario. Che di preciso, eh? Di là. Tra l'altro, se volete, mi sa che adesso si può anche colpire normalmente. Giusto? No? No. Gli è bastato quel colpo lì, ma attenzione, guardate. Eccolo qua. Questa sembrerebbe una scaglia. Una squama. Ok. Perché non prenderli? Saliamo. Già è tutto fradicio. Ovviamente. Ricordatevi sempre, in questo gioco, quando dovete arrampicarvi, o piove o comunque ha appena piovuto. Io questo ve lo metto proprio per iscritto. Comunque. Eccoci qua. Via. Sacrario di... non lo so. Il drago. Mira con mano ferma. Se mi dai un po' di frecce, sì, perché sennò ne ho poche. Facile. Passa. Lancio. Come faccio a appoggiarla lì dentro? Mira con mano ferma, magari anche... proprio per buttarci queste cose qui. Perfetto. Qui mi diverto, eh. Ma aspetta, non voglio parlare troppo presto, perché poi si rischia. Cosa sono tutti questi robi qua? Forziere lì. Oh oh oh. Ok. Vediamo se arriverò ad odiarli. Accidenti. Oh cavolo, come cacchio faccio a tirarne uno dentro? Mi sa che sarà dura. Ma se io faccio così e lo poso, forse mi conviene, eh. Magari si poteva fare anche prima. Vabbè. Comunque. Dannazione però, Link. Arrivaci alle cose, no? Sei lì, poggiamelo dentro. Invece di fare tutti sti magheggi. E roba. E roba. Beh.
Ascolta, vuoi un numero? Ci metterò 10 anni. No. C'è un piccolo problema. Devo anche aspettare il momento propizio. Siamo sicuri che davvero non si riesca a fare in modo migliore? Bastardi, no vabbè dai, allora mi rimetto qui sopra. Poi lo poggio. Buonanotte al secchio. Mamma mia. Che impedito che sei, Link. Proprio impedito. Leggermente in ritardo, direi. Di poco, eh. Come non va bene così? E dai. Ma quante leve ci sono? Una. Perché si riapre? Ah, ma si chiude quando passa quella? Ho capito. Ma credevo che quella lì dovesse aprire. Cioè, non al contrario. Come ho detto, lo sapevo io che lo andiamo ad odiare, questo coso. Non ci pensare neanche. Potrebbe anche essere questa una soluzione. Stasis, muoviti. Aspettiamo ormai. Dai! Ma non c'è entrato subito. È andato storto. Devo metterla molto prima. Accidenti, si è fatto... bene ma male sto coso. Cioè, fatto bene per sclerare, male per non sclerare. Muoviti. Godo. Ho fatto esplodere troppo presto. Nah. Coyote che sono. Ops. Si distrugge adesso. Sarebbe fighissimo. Non si può. Io avrei anche in mente un'altra soluzione, eh? Il problema è che non so se ci arriverà. Allora, perché io perdo tempo con quel metodo lì antiquato? Cioè, chi se ne frega? Chi se ne frega? Posso tranquillamente fregarmi in usare le frecce bomba. Accidenti a voi però. Accidenti a voi. Che roba hanno fatto anche lì? L'ho preso benissimo il salto. Non ha funzionato, non l'ha preso lo stesso il gradino. Non è salito. Vabbè. Guarda. Potevano disattivarlo sto coso una volta che avevi rotto la parete, no? Ok. Bisogna essere altamente precisi. Perché sono abbastanza sicuro che tipo...
dicevo, abbastanza sicuro che là ci sia un forziere. Magari sbaglio, però. Eccolo lì. Ah, l'avevo visto anche prima, in effetti. Oh, che sudato. Farsi i salti. Frecce bomba, oh, grazie. Oh, che bello, vai. Facciamolo all'infinito, che tanto è la mia specialità. Questo pezzo qui. Ormai lo è diventata veramente. Forza di rifarlo. Ah, vogliamo verso la fine perché ne posso più. Che tradotto significa non ne posso più. Ma penso si fosse capito. Ok, siamo alla fine. Alla fine di questo sacrario, di questa sfida. Prossimo. Ultima location. Quindi abbiamo fatto il drago, ci mancano i cerchi. Dove saranno questi cerchi? In una delle zone che ho segnato, magari, ma un po' più in su, un po' più in giù. Adesso ci guarderò. Ah, potrei farcela. Ne manca uno, lo sappiamo. Sappiamo fare i conti, mummia. Ciao. Allora, forse l'ultima location non è qua, ma bensì... qua, al picco di Ebra, comunque lì vicino, mi sembra di aver riconosciuto questa zona, però potrei sbagliarmi. Ora, la cosa brutta è che è molto distante, non c'è un sacrario o un qualcosa lì vicino, quindi dovrò fare una bella scarpinata. Se è lì però ne varrà la pena, ovviamente. Sacrario nelle vicinanze, ma non credo sia quello che dobbiamo fare noi. Penso che sia un altro. Ancora non li ho presi tutti, ovviamente. Fatti tutti. Scoperti tutti. Io ho voglia. Allora, qui cadiamo perfettamente in questa voragine, da cui poi risalire non sarà facile, quindi cerchiamo di deviare un po'. Abbiamo solamente un turbine di revali. E va bene. Sì. Bisogna salire. Allora, se è possibile qui vorrei arrampicarmici. Qui sopra, senza utilizzare il turbine. Lo conserviamo per dopo. Per adesso in realtà. No, non lo voglio rifare giù. Ok. Sprecato. Non c'è... guardate. Non c'è nemmeno una piana. Bisognerà fare il giro. O comunque andare un po' più in su. Spostarsi. Non lo so. Almeno riposati, Link. Ok. Bene, qui già c'è qualcosa. Turbine e ricaricati, perché qua la vedo brutta. Fragoline. Come fanno a crescere le fragole qua su con questo freddo? Vabbè, siamo ad Hyrule, magari sono delle fragole particolari, comunque ok. Ci stiamo avvicinando al segnaposto. C'è un sacrario nelle vicinanze. Questo potrebbe essere anche il nostro, in realtà. Perché se non sbaglio te lo segnano anche se ancora non hai sbloccato... non hai fatto la sfida. Ancora quindi non è riemerso. Andare qui. Ho anche
L'armatura... No, per arrampicarsi più velocemente, però poi il freddo, addio. Ci distruggerebbe. Via, 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 via. Eccolo. È lo stesso cerchio che abbiamo trovato nel deserto. Però ha parlato di... Boh. Forse ci dobbiamo entrare volando? Con la paravela? Vediamo un po'. È preciso qui? Sì, vabbè, è un po' più spostato. Allora, attenzione, perché qui la situazione è leggermente ingarbugliata. Ho già provato a fare diverse discese senza riuscire ad arrivare in tempo in fondo, perché sì, c'è un tempo. Se noi leggiamo la missione, sembrerebbe che ci spinga ad utilizzare la paravela, perché dice scivola nei cerchi come d'aria corrente. In realtà, noi ci dobbiamo concentrare sulla prima parola, scivola. Come d'aria corrente non c'entra assolutamente nulla, è tanto per dire, no? Tanto per aggiungere qualcosa alla frase per farla più bella. A noi ci interessa scivola, perché infatti con la paravela non arriverete da nessuna parte, in quanto sia all'inizio riuscirete a prendere un po' il volo e a mantenerlo e quindi andare abbastanza veloci, ma dopo no, perché il terreno si fa troppo basso per dire, no? Nel senso ci sarà troppo poco spazio tra Link e il terreno e quindi finirete sempre col toccare terra, per cui non è fattibile in quel modo lì. Dobbiamo scivolare. E come si scivola in questo gioco? Sì, con lo scudo. Si preme allora ZL a sinistra e poi si schiaccia X e A contemporaneamente mentre si va avanti. In teoria. Forse bisogna anche correre? Esatto, ok, bisogna anche correre. In realtà prima mi sembra di esserci entrato senza correre, infatti. Ok, comunque questo dovrebbe essere il metodo corretto. Mettete l'amuleto del teletrasporto qui, così se non ci riuscite subito potete riutilizzarlo per tornare indietro. Mi sarete grati di questa cosa, perché rifarsi questo pezzo qua a piedi è lunghissimo. Io vi ho avvisato, naturalmente, se lo avete l'amuleto. Comunque, via. Andiamo. Così è decisamente più veloce. Molto più veloce. Sono first try, con lo scudo. Ah, ci rimane anche. Ok, anche me. Perfetto, ho parlato troppo presto. Comunque sì, era rimasto anche nel salto. Non c'è bisogno che si tiene premuto ZL, che questa è una cosa che non mi ricordavo. Ok. Questi ce li mettono apposta per romperci le scatole, naturalmente, quindi occhio agli ostacoli. Che tra l'altro non so se c'è un tempo generale o se è un tempo... Se hai un tempo limite per raggiungere il checkpoint successivo. Questo non lo so, non ve lo so dire. Quindi voi fate il più presto possibile e non vi sbaglierete. Sacra nelle vicinanze, dai, che forse ci siamo. Oh. Proprio a sinistra. Ok. Nisalfos. Dai che forse è l'ultimo. Mi sembra più bello questo degli altri. Sì. Ce l'ho fatta. Subito. Beh, non è difficile. Una volta che sapete che dovete utilizzare lo scudo. Beh, in effetti scivola. Poteva suggerire qualcosa, però non lo so, il mio cervello si è concentrato sulla parte che vi ho detto un istante fa. Corrente, aria, eccetera. Vabbè, è lo stesso. Sacrario di Kihatusa. Cosa ci sarà qua dentro? Beh. Una sfida. E dopo questa... Ah, l'ultima. Sì. Perfetto. Sfida al boss del colosso sacro. Dirigi la sfera. Molto bene. Ehm...
Ta calmi, eh. Non posso salire. Non ci sto già capendo niente, ma quello è un altro discorso. Non ne possiamo mettere un altro. Sembrava ci si potesse arrampicare sopra, invece no. Nei sacrari non ci si può arrampicare. Vabbè, allora guida la sfera. Questa va qui e qua cade, quindi io porto questo di qua, in teoria. Dopodiché questo lo metto qui, se non mi schiaccio, intendo. No, è caduto lo stesso. Tacci su. Ah! Bene. Questo cosa fa? Manda in avanti. Credo che io mi debba buttare qui e fare qualcosa qui. È tornato indietro? Madonna, che sfiga. Cioè, su quel nastro non ho aspettato abbastanza. Ah, vabbè, che roba. Mi sembra di aver aspettato abbastanza. Aspetta un po'. No, non posso. Ah, magari lo stasis andava utilizzato proprio in quel momento lì. No, aspetta, qui c'è l'acqua. Oh cavolo, devo fare degli scalini per la palla. Forte. Dovrebbe andare bene. Ora, questo è l'unico che ci rallenta un po'. Eccola. Vai in avanti, non tornare indietro. Ok. Poi devo capire qui, la colpisco subito o aspetto? Ah, stasis, porca miseria. Mi sono dimenticato che quello si spostava. Che spettacolo, bello, mi è piaciuto. Però su c'era un forziere dove c'erano quelle scalette, sicuro, garantito. Ora magari non c'è nulla che ci interessa, ma voglio comunque prenderlo e vedere cosa c'è. Non dovrebbero venire giù altre palline. Qui ho fatto così che mi sembra una buona idea. Però
Anche se lo colpisco così. Sapete che forse mi è venuta un'altra idea. Potrebbe non essere giusta, anzi. Forse non lo sarà. Non era questo che intendevo, eh? No, per nulla. Cosa cacchio è che lo sposto in su? No, io volevo fare un'altra cosa. Volevo mettere quello lì di fianco, stasis, colpirlo, saltarci sopra e poi magari quello stasis pigliava il volo e saliva. Ma chi siamo noi per contraddire il gioco? Arco falcone. Che bello. Spettacolo. Prendo questo. Addio, arco. Allora, di qua. Abbiamo finito, giusto? Sì. Questo era il più facile, sicuramente. E anche il più divertente. L'ultima sfida ci attende. Grazie, prego, per aver superato le prove, bla bla bla. E ora arriviamo ad Avamedo. Hai ottenuto tutti e tre gli emblemi, vai, il colosso sacro Avamedo. Vamo. E ora pronti per la sfida, il rematch contro il boss, lì non mi ricordo il nome. Com'era fatto già? Ah sì, era quello che tipo ho distrutto. Sì, era una cacchiata, però avevo utilizzato, se non sbaglio, quasi solamente le frecce. In questo caso non so se lo potremo fare. Dipenderà dai... dalle cose che ci verranno donate. Ecco. Ci gustiamo il filmatino? Andiamo un po' più in qua. Eccolo. Questo è un mondo illusorio creato dai tuoi stessi ricordi. Il nemico che dovrai affrontare nasce dalle tue stesse paure. Questa è una sfida contro te stesso e dovrai superarla avvalendoti solo di ciò che ti darò io. Dacci roba buona, dai. Ira del vento di Ganon, regno illusorio. Abbiamo le frecce. Oh, 100 frecce, 100 bellissime frecce, grazie. Pure le frecce bomba. Devo stare attento però a come le utilizzo. Così mi gusta. Ma sarà il modo migliore, non è che gli abbia tolto molto, a dire la verità.
Lo facciamo sfogare un pochettino, poverino, dai. E dai. Forse è meglio pigliarlo in faccia. Non si stasizza. Sì. Sì, ho anche la furia di Urbosa, magari dopo la uso. Diverti? Non molto bene. Solo questo. Ok. Quasi quasi vado ancora con la bomba. Scarso allora e lo sei anche adesso. Ci metterò giusto un po' di più perché ho delle armi scadenti. Ah, credo fosse caduto. Questo si sta per rompere, buono. Prima fase, intanto sono anche stato colpito. Frecce, questi. L'arco si è rotto. Andiamo con questo. Caduto di sotto. Sai che non posso colpirlo così. Patetico. Ti faccio i miei non complimenti. Mangiamo questo cibo che è molto molto utile e nutriente. Ha un occhietto molto piccolo. E quello che ha nel braccio non so se ha lo stesso effetto dell'altro, cioè quindi se lo colpisco cade. Forse no però. Non so nemmeno. Questi si possono prendere. Colpire. Va. Non sprechiamo colpi. Dai. Io ti ho preso nell'occhio, tu non cadi? Com'è? Eh?
Sai cosa si può fare qui? Così. E crepare. No, però si può volare e utilizzare quell'arco lì che, boh, in aria fa forte, forte. Non so. Eh beh, è utile, eh. No, no, è utile fare così, ragazzi. Fatelo. Si possono rompere, credo, anche quelli. Dove sei? Guardate come arriva lungo questo arco. Bellissimo. Boom! A casa, a nanna. Chissà che il nostro incontro qui non sia una mera fatalità. Questo è il luogo perfetto per te, che nei tuoi pensieri ti incanti per me, che ispirazione cerco a nuovi canti. Viaggiando per queste terre e ascoltando le storie sul campione Revali, è sopraggiunto anche in me il desiderio di onorare le sue gesta come fece in passato il mio maestro con il suo canto rimasto purtroppo incompleto. E così ho deciso di venire qui a vedere con i miei occhi Vamedo, il colosso sacro controllato da Revali. Ho composto una canzone in onore del campione Revali, vissuto nel secolo scorso. Questa è la storia del pilota di Medo. Quando ancora campione non era e non pensava di finire nel mio rondò. Il fiero Revali, guerriero dei Rito, aiutò la principessa, ma non senza alzare il dito. Così non basta. Devo riuscire a cavalcare il turbine più a lungo. Devo mettercela tutta. Che sorpresa, principessa. Non sapevo di essere osservato. Perdonami. Al villaggio mi hanno detto che ti avrei trovato qui. Lasciami indovinare. Sei qui per avere una risposta. Ebbene, accoglierò la tua richiesta. Sconfiggerò la calamità Ganon. Te ne sono grata, Revali. Con il tuo aiuto, sono certa che riusciremo a... Non ho finito!
metto a tua disposizione per far da balia a quel cavaliere con la spada che esorcizza il male, giusto? Ma se dopo avermi visto in azione lui dovesse avere qualche ripensamento, non venire a piangere da me. A quanto pare il nostro campione Rito non era la persona più affabile. Ti è piaciuto il canto di Revali? Con quest'opera che celebra i sentimenti celati del campione Revali mi sento più vicino al mio venerando maestro. Mi sento molto più sicuro adesso nel completare i versi mancanti del componimento. Non pensavo che sareste arrivato fin qui. In ogni caso, ora il turbine di Revali sarà ancora più efficace. Ormai sei abbastanza forte per portare a termine la tua missione e sconfiggere Ganon. Turbine di Revali Plus. Il potere campione Revali tiene premuto. Adesso il tempo di ricarica è diminuito. Il canto di Revali. Completata. Signori, ormai abbiamo capito che i potenziamenti di... delle abilità dei campioni consistono semplicemente nel diminuire il cooldown, che non è male in realtà, quindi mi accontento, anche perché è più potente di così in effetti. Non è che... Bene, direi che per questo episodio è tutto, ci rivediamo nel prossimo. Comunque volevo anche dirvi, giusto per conferma, Revali insieme a Mipha sono i miei due campioni preferiti. Per questo episodio è tutto, mi raccomando, spoilerate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link tra cui il messaggio li trovate qua sotto nella descrizione e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video. Ciao!